Dalla sede regionale per la Liguria trasmettiamo. Dalla sede regionale della Liguria on va trasmettere. A regional side of the Liguria, how wanna sana one again? Der sede regionale della Liguria, das überalles. Dalla sede regionale della Madrugana, vamos a cominciare. È venuto in campagna con le braghe dell'anno passato. Sì, mi faccia vedere il curriculum qui, davanti a tutti. Perché ha qualcosa da nascondere, lei? Beh, no, dico, ma oh, ci sono le signore. Elsa Poppin Radio 2, 13 itinerari nel mondo dello spettacolo scritti ed interpretati da Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez. Un programma a cura di Arnaldo Bagnasco, tecnico del suono Mauro Ingrassia. Come ce l'ha detta bene! Pronto, Anna? Ciao Tullio, come stai? Bene, senti... Che piacere che mi telefoni. Hai dormito bene stanotte? Sì, sì, benissimo, grazie. No, io ti volevo dire una cosa importante. Io ho dormito poco stanotte. Lo sai, non ho fatto che pensare ieri sera. Sì, ma anch'io non ho fatto che pensare ieri sera. No, io ti ho telefonato per dirti... Lo sai che hai dimenticato qui da me le scarpe ieri sera? Ah, sì? Sì. E con che cosa sono venuto via? Con le mie. Ah, senti, comunque io ti ho chiamato per una notizia importante. Mi ha telefonato il funzionario Rai e ha detto che ci sono delle possibilità per fare Elsa Poppin in TV. Sì, ma concretamente che ti ha detto? Concretamente adesso non è che ha detto già tutto, però bisogna andare lì, discutere della cosa e finalmente si fa in televisione. Questo è un fatto, penso, importantissimo, no? Per me, no? Comunque bisogna ancora discutere tutto da... Attenzione, prego. No. Chiamata urbana permette, urgente per il numero. Aspetta, ci interrompono tutti. 5 5 5. Quattro. Sì, sì, è il mio, quattro. È il mio. È il tuo numero. Vuoi abbassare tu? No, 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 un attimo. E finisco questa notizia bomba, poi riattacco. Dunque la... Attenzione, prego. Chiamata urbana urgente per il numero. Tre. Ci stanno insistendo, vuol dire che è importante. Tu lo vuoi abbassare? Quattro. Aspetteranno un quattro. Secondo. Vabbè, se vuoi mi richiami. Ah, no, un secondo solo, Anna. Scusa. Allora, mi chiama... Ah. Attenzione, prego. Pronto? Chiamata urbana urgente per il numero. Cosa succede? 3, 5, 4. Pronto? Quattro. E poi, non so, gli altri, non li ricordo. Cosa ha detto Tullio? Pronto? Anna? Attenzione, prego. È uno scherzo, senza... Chiamata urbana urgente per il numero. Pronto, c'è uno scherzo. Ma come chi è? Ma scusa, ma non è un nastro registrato? Ho dei vuoti di memoria. Tullio! Ho dei vuoti di memoria. Ma c'è qualcuno con te, Tullio? Mi stai facendo uno Anna, scherzo? Pronto! Sì, il solletico è stato inoltrato sulla lingua dell'utente desiderato. Signorina, ma che dici? Il solletico è stato inoltrato sulla lingua dell'utente desiderato. Ma chi è? Signorina, stai impazzendo! Attendere, prego. Anna! Ha chiamato? Ha chiamato? Ma chi ha chiamato, signorina? Parla ancora? Ma chi è che fa di parlare? Pronto? Ore 3:97. Ha chiesto l'ora, Tullio? Ma no, Anna! Pronto? Ore, sì, l'avete chiesta voi. Ma non chi è di rispondere? Sì, l'avete chiesta, io sento che voi avete chiesto l'ora. Ore 5 inserito qualcuno? E 1. Ma dove sei mai visto? Ore 5 e 1. Senti, Tullio, attacchiamo che oltretutto ho un sacco di panni da lavare. Ecco, lava lì con sip. Ma signorina, non si permette, ma chi è questa? Sono io anche ho mal di testa, c'ho un raffreddore, c'ho il naso tappato. Pronto. Stappatelo. Sip Sinex, sturare senza riagganciare il naso dell'utente costipato. Signorina! Sturare senza riagganciare il naso dell'utente costipato. È morta questa! Tullio, abbassiamo. Ore 5 e 44. Hai chiesto l'ora, Tullio? Ma non ho chiesto nessuna ora. Io ore 5 e pronto? 44. Ma c'era la notizia importante che devo darti. Sip. Senti, Tullio, sentiamoci domani, eh? Sì, va bene, senti, ti dirò tutto domani. Sì, ci sentiamo domani. A che ora ti svegli, non Anna? Lo so. Sip, servizio sveglia valevole 24 ore. Hai chiesto tu la sveglia, Tullio? Formale.
chiamare senza riagganciare le quattro cifre dell'ora di sveglia richiesta. Dio. Esempio. Sì, sì, sì. Per le ore 5 formare 0 sì. X. Senti, tu fai qualcosa. 0. Pronto? Cos'è? Sapendo che X è maggiore di 0 e uguale a 8. Cos'è l'equazione? Comporre un'equazione, sì. Il proprio numero e attendere conferma. Se sottraiamo da 8 il numero 3 otterremo 5, che è il numero di sveglia richiesta. Attendere conferma del numero confermato. 521, Piazza Mazzini, non c'è numero. Pronto. 45, attendere conferma. Brutto 27, sì, Piazza Claudio 42, Piazza Claudio 42. Ore 4 e 30, no, questo è venendo. Ore 3 e 1, ore 4 e mezza, per esempio. Piazza Claudio non c'è numero, Porta Romana 45 non c'è numero, Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese 45. Pronto. Portese 45. Giulio, fai Porta qualcosa? Portese 45, non la trovo più, non la trovo più. Porta Patrizia, porta la riga l'ho persa. Porta Patrizia, basta! Porta Francesco, porta la porta di Mario, vado via. Insomma, è mia. Massimo, ti è piaciuta? Me la porti un attimo il copione, così ti dico dove avrei No, 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 ragazzi, secondo me non va, ritornare radio, è, TV, radio, non si capisce qua, niente. Scusa, è qua che ti avevo detto di allungare di più, che dovevi fare quel repertorio. Secondo me, scelta la strada della televisione, facciamo i personaggi televisivi. No, d'accordo, scusate, io ho un problema al riguardo proprio. Allora, un conto è quando fai l'oroscopo alla radio, perché la gente sente una voce e quindi può immaginare determinate cose. Un conto è farlo in televisione. Allora, la comicità dove deve scattare? Ad esempio, nel momento in cui tu senti alla radio lui che dice: Ariete, questa settimana sarete perseguitati dalle tasse, la loro consiglia arrangiate. Questo può funzionare se è radiofonico, ma visivamente che cosa deve uscire fuori? Ariete, il vostro posto di lavoro non sarà più vacante. Riuscirete a perderlo definitivamente. E l'Ariete è sistemato. Toro, riceverete una bolletta telefonica da infarto. Potrete protestare finché vi pare, fare i salti mortali, le capriole, tutte cose. Non ci sta niente da fare, la dovete pagare. E passiamo all'altro segno. Gemelli, domani giornata favorevole agli spostamenti. Farete una piacevole gita con i vostri familiari. In serata troverete la casa svaligiata dai ladri. E mi pare che pure i gemelli stanno a posto. Cancro. La vostra settimana dovrebbe essere totalmente positiva sotto tutti gli aspetti. Mi sarebbe piace così. No, niente, sarà una schifezza peggio di tutti gli altri segni. E adesso passiamo a quello che viene dopo. Leone, qua dice che voi avete una... No, è meglio che io non vada avanti, perché qua c'è la censura per i nati sotto questo segno. Vediamo quello che viene dopo. Vergine, fortuna in amore, penserete voi, invece no! Favoriti i divorzi e le separazioni, frantumazioni delle coppie. È così, così. E vabbè, che altro volete sapere? Scusa, niente, basta, voi siete accontentati, basta così. Bilancia, vi sentirete molto imbarazzati durante una cena d'affari con il vostro superiore. Un eccesso nel bere vi farà commettere gesti spropositati. Passiamo appresso. Scorpione, il
segno dello scorpione. No, per favore, non ve lo posso leggere. Non ve sarà per la prossima settimana, vero? Perché... Sagittario. I nati sotto i segni del Sagittario dovrebbero avere una settimana piena di... Insomma, ci sta qualche problema. Vi arriveranno tante di quelle tasse che forse sarà meglio che voi... La luna consiglia: scappate finché potete. Scappate. Fate vedere come scappate. Capricorno: per chi vuole sposarsi non sono favoriti i matrimoni. Per chi vuole viaggiare non sono favoriti i viaggi. Per chi vuole, che so, incontrare un amico, non sono favoriti gli incontri, e così via. Insomma, non è difficile, avete capito come funziona, no? Vabbè, a presto. Acquario. Non pervenuto. Pesci. Avete l'impressione di essere turlupinati dal prossimo? Non preoccupatevi, questa non è un'impressione, è la realtà. Salute assorta. Lo ripete senza cuffia. Salute assorta. È lo stesso problema, scusa, non è lo stesso mio? Quando faccio ciotti, dico. Sì, comunque, io adesso volevo dire un'altra cosa, un'ultima cosa. La comicità nostra, allora, noi non vogliamo, adesso, senza presunzioni, ma la comicità nostra deve essere una comicità seria. Seria, nel senso, tu devi avere la faccia seria, devi creare dei contrasti netti. Quando hai creato dei contrasti netti, in questa maniera, no, riesci a uscire qualcosa. E non puoi mai fare... Non quelle cose, ma devi essere serio, serissimo, e dire delle assurdità. È la cifra allora stilistica che bisogna sposare. La sposiamo. Non ti devi. Non è meraviglioso. Vabbè. Il Pool Politico, in collaborazione con Elsa Poppi in Radio 2, in diretta da Montecitorio, presenta Tutta la Camera, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno, qui è il vostro Roberto Bortoluzzi che sta per collegarsi con il collega Ciotti che, come saprete, segue per noi in diretta ogni sabato gli eventi di questa legislatura, ma cediamogli subito la linea. Gentili ascoltatori, buongiorno, qui è il vostro Sandro Ciotti in diretta come sempre dalla Camera dei Deputati. Giornata piuttosto calda quella odierna, deputati 854, di cui 43 franchi tiratori, ispira un leggero vento dell'est dall'area comunista, arbitra come di consueto Iotti di Reggio Emilia. Inizio di seduta piuttosto movimentato, al settimo Visentini usciva dall'area laica e, aggirata la manovra economica, andava a calibrare un perfetto emendamento per la testa di De Michelis, che però mancava la coordinazione. Cranxi invocava dalla panchina una maggiore concentrazione e provvedeva a schierare la squadra secondo il modulo della poltrona a zona. Sull'altro fronte si faceva vedere al quindicesimo Goria, che con un abile colpo di testa metteva l'IVA anche sui criceti. Due minuti più tardi, un mani in aria dorotea da parte di Zangheri scatenava la curva Andreotti, ma Iotti, ben appostata, faceva cenno di proseguire. Passavano altri cinque minuti e questa volta era la curva in grado ad insorgere dopo che Del Turco, strattonando platealmente l'incolpevole Lama, gli sottraeva due punti di contingenza. Anche in questo caso Iotti non interveniva e si andava a riposo tra i fischi degli ultras CGL giunti da ogni parte d'Italia. Alla ripresa delle ostilità, dopo la consueta pausa spaghettata, erano i socialisti a farsi luce con due veloci incursioni dei gemelli del Garofalo, Martelli e Signorile. Sul fronte opposto, il fresco Macaluso, entrato nel secondo tempo per rilevare Cossutta ai bordi del campo perché affetto da centralismo democratico, scartava abilmente vari emendamenti e si trovava tu per tu con Zac. L'estremo difensore DC usciva distinto e sventava la minaccia. Nient'altro di rilevante fino allo scadere, tranne al 39esimo, quando una veloce incursione di Almirante, anche oggi in calzoncini neri, veniva bloccata sul filo dell'apologia nel tentativo di andare in golpe. È tutto per oggi da Montecitorio, a voi in studio. A
Abbiamo trasmesso tutta la Camera minuto per minuto a cura della redazione politica di Helsa Pop in Radio 2. No, io ritengo... Aspetta, fammi ritenere meglio, devo mettere gli occhiali. Dammi la sigaretta, capisci? Ritengo la versione televisiva estremamente autosufficiente rispetto alla sua matrice radiofonica, capisci? Che suola di scarpe questa carne! Certo, con scarponcini di pelle Fintus. Oggi a tavola, gran casino. Casino vero, frizzante. Rompi la noia con gran casino, così facile che lo potete fare anche in tram. Cara, che puzza di piedi. Lavali. Lavali, il sapone specializzato per i vostri piedi. Uffa, cara, mi sento la febbre. Ficatellette. Ficatellette, e ti passa. Come puzza questa camicia. L'ho lavata con ova lavatrice. Ova in camicia con ova lavatrice. Amma, pappa buona, 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 stai buona? No, no e no, non lo sai fare. Ah, che bella mangiata, ci vorrebbe proprio un buon caffè. Non te lo consiglio, zia Marta, il caffè non è il suo forte, vero cara? Deodato ha ragione, zia Marta, il caffè non lo so proprio fare. Hai provato con Tony? Sì, zia Marta. Quando il caffè si mette tra moglie e marito, cambia marito. Oggi c'è Tony, il marito di montagna. Il marito di montagna? Che bella polpona! Che gusto! È proprio vero, con Tony, il marito di montagna, il gusto ci guadagna! Ai, che male, l'orecchio è otturato, dammi un cotton fic. Un cotton fic? Un cotton fic, si ficca nell'orecchio e stappa l'orecchio con cotton fic. Ullala, cara, hai fatto la spesa, quanti pacchi che hai? Sono pacchi miei. Sono pacchi tuoi con Mortal Market. Mortal Market, prezzi da infarto. Capito. E queste sono parole, bisogna poi vedere i fatti. Secondo me è autosufficiente, allora sei d'accordo con me. Quindi abbandoniamo la strada della radio, è inutile che ritorniamo ogni volta in studio a fare la radio. No, vabbè, secondo me possono questi personaggi avere una loro autonomia, sia radiofonica che televisiva. Non esiste l'autonomia di questi personaggi, tu dicevi... Nel mondo di oggi non c'è autonomia. Tu parlavi di Flora adesso. Io, Flora, adesso io ci provo. Eccola, ha risolto da sola. Allo! Ragazze mie, come dice la Sacra Scrittura, fatica vecchia che c'hai la pelle dura. C'ho certe piccature nell'ovaio e stamattina non toccare. E chi te tocca? Manco te pulisco, che me frega. Ma che c'hai in peletta te? Non le puliscono mai, ma che me frega. C'ho certe dolore, ma all'ovaio. Ma come ce l'ho le capelle stamattina? Madonna, mi fai una strega, non mi piace per niente, sa? Sono stata dal ginecologo. Come gli dite voi, dottore Delli? Allora, dice... Signor, che accusa? Dite chi vuole accusare, dottore mio? Sarà la vecchiaia, saranno le 40 anni, saranno le dolore, che ne so. C'ho tutte vampe, c'ho le rossore, poi mi chiazzo, capisce? Mi salgono certe calore, certe rossore... Sono stato tanto gentile, mi ha visitato, mi ha spogliato tutta nuda. Una vergogna io. Oh, mi ha fatto tante domande, dice. Mi ha visitato il petto, certe strizzate di petto. E che strizze che mi fai male! Voglio chiamarle Elvira. Chissà se si chiama da quella Elvira. E lì, allora, dice... Mi ha fatto tante domande, tanto premuroso, dice, quali sono le sue zone erogene, zone erogene, io sono d'origine ombra, dottore, dico delle zone dell'Orvietano, c'è stato mai lì, tanto carucce, dico perché c'è qualcosa che fa le zone d'origine con le dolore, oh, insomma, tanto gentile, tanto premuroso, mi ha fatto tante domande, dice, Elvi, Cleofe, pronto, ma chi sei la Cleofe? Ah, ci sta per la puntura l'Elvira. Ah, c'hai il lago nelle natiche. E che te frega, cocca? Ma un minuto, poi finisco. Io ho da finire di raccontare il ginecologo che sono stata dal dottore. Passami l'Elvira, pronto? Cleofe, Elvira? Oh, a meglio, c'è... Cioè, ah, fanno male l'ossa. Passami l'Elvira che io ho finito di raccontare il dottore. Elvira, pronto? Sì, sì. Allora, dice... Ma lei quante volte c'ha le...
rapporti dell'indice con tuo marito, dico. Mio marito quando ha mangiato, ha bevuto, ha rottato davanti alla televisione, quello che è un uomo forte, c'ha le rene forti, capisci? Allora poi nella sera, pronto? Sì. Ah, sì, sì, della RAI? No, mi pareva l'Elvira, no, sì, hanno chiamato, ho risposto io, sì, 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 volete il telefono, sì, 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 sì. No, dico, siccome stava a fare le pulizie, mi capisci? Ho risposto io, sì, 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 io lo lascio subito, certo, sì, 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 sì. Arrivederci adesso, e che chiamano, c'è butto il sangue qui dentro, manco una telefonata posso fa. Altro che quando sono nata, la mia mammina nell'oro mi aveva adottato, mi aveva abituato nell'oro. Altro che il mio marito, c'è un altro pelo di qui, vero? È sporco, è sporco. Altro che il rovero, come una coniglia mi tratta. Allo, non ce la faccio più. Basta, dunque, tagliamo la testa al toro. Buttiamoci a fare i pezzi, appunto, ragazzi. Non stare qui a parlare, Ma no, no, un attimino, ragazzi, i pezzi si fanno, però c'è un fatto, bisogna sapere effettivamente se possono funzionare alla TV e a differenza della radio. C'è sempre il disco, Mauro. A volte basta un primo piano con la cosina. Nel mondo di oggi non c'è amore. Nel mondo di oggi, così pieno di crimini orrendi, non c'è amore. I giardini di marzo si riempiono di mille colori e le giovani donne sporcaccione cercano nuovi amori, parola di Mogol. Un giorno il maestro era sulla porta di casa che stava sbucciando dei piselli quando gli si avvicinò un giovane uomo che così lo apostrofò. Mogol, aiutami. Io sono un uomo buono e pio, faccio l'idraulico, riparo tubi dalla mattina alla sera, rispetto i miei bambini e mia moglie Francesca mi aspetta a casa trepidante. O meglio, così pensavo, perché l'altro giorno non te la trovo in un bar abbracciata ad un uomo. E subito ho sentito un prurito qua. Che devo fare? Aiutami. Se mi aiuti, potrai chiedermi tutto quello che vuoi. Mogol scrutò l'idraulico, poi siccome si era ricordato che c'era il rubinetto della doccia che perdeva, levò gli occhi al cielo e così profetizzò. Quella che hai visto di certo non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta a te. Non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lui. Ui. Parola di Mogol. E subito l'idraulico fu risollevato, gorgogliò, baciò la mano di Mogol e se ne andò. Poi si voltò di colpo e disse: scusa, ma quel prurito qua, che cosa sarà? E il maestro rispose: tu chiamale se vuoi emozioni. Parola di Mogol. Notizie. Milano. Insolito infortunio alla clinica Salus di Corso Sempione. Nel terminare una banale operazione di appendicite, il primario, professor Ciccoletti, si è accorto di aver dimenticato all'interno della pancia del paziente il bisturi, le chiavi di casa e la patente. Per fortuna non ci sono gravi conseguenze, in quanto sia del bisturi che delle chiavi di casa il professore possiede dei duplicati. Più complessa si presenta invece la questione della patente. Alla richiesta della Polizia della Strada di esibire il documento, per ora il professor Ciccoletti è costretto a fare una veloce radiografia del paziente che viaggia sempre in macchina accanto a lui. Roma. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ha ricevuto oggi in forma solenne al Quirinale gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. C'è un errore. Scusa, c'è stato un attimo di interferenza audio. Riprendo.
Dicevo, Roma, il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ha ricevuto oggi in forma solenne al Quirinale... C'è un errore, non è vero. Come non è vero? Della... cosa... perché parla... C'è un errore! Sì. Io dico che c'è un errore, io non sono al Quirinale. Come fate a dare una notizia del genere? Non mi risulta, non è vero, che io abbia incontrato questi giovani, Quali giovani? Chi sono questi giovani? Gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. Oh, è un onore per me incontrare questi giovani dell'Accademia di Livorno. Non è vero. Sì. È mia ferma intenzione incontrare questi giovani che rappresentano, non è vero, l'orgoglio del nostro paese. E con fraterna solidarietà che mi rivolgo ai giovani. E io vi dico, giovani... venite a trovarmi in Val Gardena dopo tanto mare. Chi sono questi giovani? I giovani di Livorno. Ma è Lopez! I giovani di Livorno che sono venuti. Che sono venuti. Ma com'è? Fai andare via. Vai con la sigla. Scusi, signor Presidente. Scusi. Fine delle notizie. Buonasera, signore e signori. Siete collegati con il 4313. Tempo buono su gran parte della penisola. È stata riaperta al traffico la statale 1 Aurelia, che era stata interrotta nel tratto Pescia Romana-Chiarone-Scalo per lavori in corso. Ultimati i lavori di sgombero della carreggiata in direzione nord dell'A22 tra Gonzaga e Pegognaga, che è nuovamente transitabile. Attenzione sulla A10, Genova-Ventimiglia, forti raffiche di mitra all'uscita delle gallerie. Possibili branchi di nebbia in Val Padana e branchi di lupi in Val Sugana. È stato riaperto il valico del San Bernardo, riaperto il passo dello Stelvio, riaperto quel ristorantino sotto casa di Anita, quello dove con 10.000 lire ti strafochi di roba che è un piacere. Riaperta la stagione della caccia in Piazza del Duomo a Milano e in Piazza San Marco a Venezia, riaperto il Mar Rosso, transitabile anche a piedi. Traffico scurrile sul raccordo anulare a Roma in direzione nord, sui principali passi montani sono dovuti intervenire per spazzare la neve i mezzi dell'Ananas. Attenzione sulle strade di montagna, il gusto ci guadagna. È tutto da 4313, grazie. Diamo lettura delle freddure minime registrate questa notte nelle principali città italiane. Cerbottana, cervo femmina di facili costumi. Apostata, apostolo con prostata infiammata. Mutua, donna che non parlua. Petulante, colui che ossessiona il prossimo con dolori di ventre. Bigodino, orgasmo che vale doppio. Balalaica, testicolo ateo. Troica, donna russa di facili costumi. Abbiamo letto le freddure minime registrate questa notte nelle principali città italiane. Bisogna un attimo chiarire che cosa abbiamo fatto fino adesso. Noi abbiamo fatto un... Perché sei così in alto? Abitudine. Sempre in una posizione, Come le signorine del Ci vuole in sudditanza. Come... Cosa abbiamo fatto? No, abbiamo fatto. No, ma posso anche abbassarmi, mettermi in ginocchio, ma tanto... Che cosa abbiamo fatto? Senti, sono passati 3 minuti, che non sappiamo più che cosa dire. Abbiamo fatto? Dunque, abbiamo fatto questo passaggio dalla radio alla TV. Televisione. Io non sono proprio pienamente soddisfatto. Vabbè, ma abbiamo fatto un tentativo, non abbiamo fatto un reale... Ma un tentativo? Abbiamo fatto un tentativo. Con i fiocchi? Un tentativo di... Un tentativo con i fiocchi. Cioè, ci sono dei momenti, scusate ragazzi. Scusate, io vi devo salutare adesso perché... Sì, ciao. Ci sono dei momenti secondo me veramente interessanti, dei momenti in cui è stata sviluppata secondo me la tematica del passaggio radiofonico e quello televisivo. No, scusate, io ho delle perplessità, se io ho delle perplessità sono per Massimo. Se anch'io l'avevo per Massimo, è che non lasciamo che vada. Cioè, secondo me è lui che non passa, hai capito? È lui perché tu che stai fatto dei pezzi meravigliosi, io come erano i miei. Meravigliosi. Poi erano buonissimi, è lui che ci rovina la media. Massimo! Ma sai che sei ok? Sei venuto un attimo come cioè, voglio dire, secondo me quella che non funziona è Anna, ce lo vogliamo dire tranquillamente. È inutile che siamo qui. Il problema qui è quello, no? Ciao, Anna ti saluto. Che non, appunto, sì, ma non glielo dire che sessuale, non glielo dire che sa, ciao ragazzi. Senti, Anna, Massimo. Una cosa, sentimi bene.
io ho da tempo una cosa da dire. No, io una cosa prima, versione, prima io. Dimmi. In questa versione che abbiamo fatto, secondo me, l'unica cosa che non funziona sono le cose di Tullio. Di Tullio, ma c'è un'altra cosa. Sono le cose pessime. La cosa invece che secondo me non funziona sono io. Scusa, no, ragazzi, secondo me non funziona Bagnasco. Ah sì? E sì, a non dire. Funziona Bagnasco. Guarda che ci sente, secondo me ci sente. Non funziona. È lì. Dove? È lì. Oh, madonna mia. E bravo Cesarino! È venuto in campagna con le braghe dell'anno passato! Sì, mi faccia vedere il curriculum qui, davanti a tutti. Ti ha qualcosa da nascondere lei? Beh, no, dico, ma oh, ci sono le signore. Elsa Pop in Radio 2. 13 itinerari nel mondo dello spettacolo, scritti ed interpretati da Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez. Un programma a cura di Arnaldo Bagnasco. Tecnico del suono, Mauro Ingrassia. Come ce l'ho detta bene!